Al Museo delle Scienze di Trento apre il 22 dicembre la mostra 2050 Come ci arriviamo, una mostra originale del Muse che offre l'opportunità di conoscere il futuro della mobilità. La via è già segnata non soltanto dallo sviluppo di combustibili sempre più ecologici e dall'uso di mezzi sempre più smart, ma anche da uno sviluppo delle tecnologie che vanno nella direzione dell'automazione e della sicurezza. Il percorso espositivo si sviluppa tra docce sonore, grandi infografiche e multimediali che aiutano il visitatore a comprendere e conoscere le grandi domande e risposte relative alla mobilità del passato, del presente e del futuro. In questi spazi, alcune tra le realtà economiche più importanti nell'ambito della mobilità ci presentano le loro strategie e i processi che intendono sviluppare per poter raggiungere gli obiettivi della strategia europea. Il percorso termina con la partecipazione del pubblico a un'indagine per conoscere quali sono le proprie idee e le proprie riflessioni riguardo i temi affrontati nella mostra. Quindi il pubblico parteciperà alla costruzione di questa infografica con le proprie opinioni sui temi trattati. 2050, come ci arriviamo? Fin dall'inizio abbiamo pensato all'idea di questa mostra sulla mobilità sostenibile, intelligente e resiliente come un esercizio di futuro. Un esercizio di futuro attraverso stimolazioni di diverso tipo, visive, uditive, grafiche, deve portare le persone a staccarsi dal presente e a immaginare quello che potrebbe accadere da qui al 2050, che è una data piuttosto distante, immergendosi effettivamente in quello che potrebbe accadere. E come tutti gli esercizi di futuro, poi presuppone però che chiunque attraversi questa mostra ne esca con l'idea di contribuire personalmente ad arrivare agli obiettivi che il filo rosso di questa mostra si è posto. Abbiamo scelto tre dimensioni che ci sono suggerite dal fil rouge della strategia europea sulla mobilità del futuro, e sono le tre dimensioni della sostenibilità, appunto, dell'intelligenza e quindi della tecnologia, ma anche la dimensione più propriamente sociale della mobilità. Il numero 3 poi ritorna anche in altri momenti, per esempio nei tre paradigmi sui quali invitiamo più o meno in tutti gli hub le visitatrici e i visitatori a riflettere, che sono il paradigma del cambio dalla vettura di proprietà privata alla mobilità condivisa, passaggio di paradigma dal punto di vista della logistica. Cerchiamo di diminuire il trasporto su gomma per favorire quello su rotaia e soprattutto organizziamo anche attraverso l'intelligenza artificiale i trasporti in maniera tale che vi sia un'ottimizzazione dello spostamento delle merci. E come terzo paradigma c'è quello di una diversa abitudine nei consumi, proprio per far viaggiare meno le merci nel mondo e attraverso il nostro continente riusciremo a contribuire ad una maggiore sostenibilità della mobilità, l'inclusione della mobilità in maniera tale che non siano favorite soltanto le grandi città o le metropoli o comunque le città, ma anche tutto il territorio, e che questa mobilità sia portata di mano di tutta la popolazione. Ma naturalmente non si dimentica nemmeno la dimensione del sogno, del futuro nel vero senso della parola, quindi dell'immersione, della creatività. E qui ci troviamo appunto nel Lab 6, dove si parla della realizzazione di tanti sogni dell'umanità, per esempio quello delle automobili volanti, di quello che saranno i treni del futuro. Oppure si parla però anche di un diverso tipo di mobilità, come la mobilità come un servizio, oppure la mobilità lenta, la mobilità leggera. Ad esempio c'è un bel concetto nel piano energetico ambientale della provincia autonoma di Trento in cui si parla di una riduzione della mobilità necessaria, dei trasporti inevitabili, ma anche all'interno del mondo del turismo c'è un modo di vivere i territori che vengono visitati con un atteggiamento più green. Green come sono le greenways, ad esempio, in cui vecchi tracciati delle linee ferroviarie vengono riadattati in percorsi ciclabili o pedonabili di diversi chilometri per attraversare alcuni tra i paesaggi più belli del nostro territorio.
ci piace immaginare anche un'idea di città diversa. Le nostre città sono state costruite a partire dal Novecento attorno ai veicoli. L'idea è quella di arrivare attraverso una trasformazione della mobilità verso delle città che non sono soltanto intelligenti, cioè piene di tecnologie, piene di sensori, ma sono anche città estremamente vivibili, in cui la qualità della vita può veramente attirare le persone per diventare finalmente delle città felici. In questa mostra abbiamo deciso evidentemente di occuparci anche di passato, quindi di domandarci quali sono state le mobilità nel passato che hanno prodotto la situazione di oggi, guardando l'arco alpino in generale e in particolare i territori del Tirolo storico, quindi i land di Innsbruck, Trento e Bolzano. Da un punto di vista invece diacronico lo abbiamo fatto abbracciando un arco temporale che va, diciamo così, dal Medioevo fino ai giorni di oggi. Abbiamo provato a domandarci, ritenevamo giusto provare a domandarci, come si sono mosse nella storia le persone, gli individui, i gruppi, le comunità, le popolazioni, come si sono mosse le masse nella storia. I motori di mobilità sono tanti, sono stati tanti, ma sicuramente tra questi l'emigrazione, che ha spinto migliaia di persone a spostarsi per motivi di necessità, sicuramente le guerre, che hanno costretto, per esempio, i profughi, centinaia e centinaia di migliaia di individui a scappare per disperazione, sicuramente anche il turismo, che ha mobilitato famiglie intere per motivo di benessere, per la possibilità, appropriandosi del tempo libero, di visitare luoghi nuovi. La mobilità nelle Alpi, le Alpi sono anche intese come euroregione al centro d'Europa e proprio per questo hanno rappresentato in passato un luogo strategico. Abbiamo preso il paesaggio come vertice attorno al quale ragionare per vedere come le Alpi negli ultimi secoli sono state abitate e attraversate. Il Passo del Brennero, questa antica via di transito che ha sempre messo in comunicazione nord-sud, la parte mitteleuropea, con la zona più a nord dell'Europa. Dunque, inevitabile nel percorso espositivo occuparsi della storia della ferrovia, la costruzione della ferrovia del Brennero, seconda metà dell'Ottocento, ed inevitabile anche occuparsi della nascita dell'autostrada, l'autostrada del Brennero, la 22, che invece si colloca nella seconda metà del Novecento. La variabilità degli interventi dell'uomo sull'ambiente naturale ha prodotto quella moltitudine di manifestazioni che noi chiamiamo espressioni paesaggistiche, in ragione delle quali il rapporto natura-cultura si presenta con un profondo significato sociale e culturale, in ragione delle quali il paesaggio stesso si presenta come un fattore storico. La storia della mobilità si aggancia direttamente a queste tematiche perché la mobilità ha prodotto cambiamenti, ne ha prodotti e come, tanti, tantissimi, ed è pertanto importante guardarla anche con gli occhi dello storico.